Intanto grazie a tutti di essere qui. Volevo solo dire alcune cose riguardo al laboratorio che abbiamo fatto. È stato un laboratorio molto, molto intenso e molto interessante, anche perché quello che noi eseguiremo stasera sono delle musiche quasi totalmente improvvisate. Sono improvvisate con delle indicazioni. Noi cercheremo di trasferire delle sensazioni, dei sentimenti attraverso la musica, ed è un lavoro veramente molto, ma molto difficile da fare. Io è un lavoro che sto facendo da tanti anni, saranno ancora tanti anni prima che possa raggiungere un livello decente, che quello che io reputo decente. Con loro è stato incredibile, perché siamo riusciti a fare questo lavoro di anni in pochissime ore, una cosa veramente difficilissima. Noi cercheremo di musicare adesso come prima cosa delle situazioni. Ogni musicista può usare il suo strumento nella maniera che lui crede più opportuna. In questi laboratori io non ho fatto nessun tipo di esempio tecnico, anche perché non era possibile. Forse se riusciamo quest'inverno a fare un laboratorio permanente, allora ci saranno anche delle lezioni di tecnica e di armonia molto approfondite. Però in questo caso ognuno si esprime con il suo strumento, con la sua sensibilità e con il suo, tra virgolette, genere, con quello che lui suona. Suoneremo senza, assolutamente, qui non esistono tonalità, non esistono ritmi, esistono solamente idee musicali trasmesse attraverso lo strumento. Il primo brano è un brano Bella Suspense, e qui vedete l'ho spartito, questa è la partitura del brano. Il brano si svolge in questo modo: c'è un haiku. L'haiku è una poesia giapponese molto, ma molto breve, la quale in pochissime parole raccoglie molte idee. L'haiku che noi musicheremo in questo caso è questo: la neve si scioglie e il paese è inondato di bambini. Fin qui la poesia è questa, no? Adesso noi cercheremo, con delle indicazioni che io darò, eccetera, di musicare questa poesia e i suoni che ci farà venire in mente. Quindi, come vedete, non esistono parti musicali, non esistono tonalità, tutto quello che nascerà sarà spontaneo. Intanto buon ascolto. In montagna, quindi da temperatura normale a pian pianino al gelo.